Eccoci, siamo live adesso. Allora, intanto saluto tutti, saluto Raffaele Manica innanzitutto, che ci ha fatto questa grande gentilezza di venire, e Maria Porio, e vogliamo omaggiare Raffaella Capria, che compirà 100 anni a brevissimo. Sarà un omaggio affettuoso, quindi insomma, ora Raffaele ci racconterà un po' la Capria, toccheremo qualche punto, ma sarà una cosa molto, molto lieve e molto, molto affettuosa, perché essenzialmente vogliamo fare un regalo, insomma, alla Capria, che è un meraviglioso scrittore e che sarà centenario tra poco, perché è nato nel 22, quindi a breve farà un secolo. E quindi adesso io, do un po' qualche spunto di conversazione a Raffaele, che poi insomma ci dirà. Per esempio, so che tu hai scritto, vi detto che hai scritto tanto su Raffaella Capria, e hai scritto nel corso degli anni, hai scritto negli anni 90, poi nel 2000, hai anche fatto la prefazione a un libro molto bello, che è un bellissimo titolo, che è L'apprendista scrittore, che raccoglie il racconto che la Capria fa delle sue stesse cose. E quindi, insomma, raccontaci un po' com'è che ti sei avvicinato, quando ti sei avvicinato alla Capria come scrittore, come cosa hai letto inizialmente, insomma, e poi, anche se un po' nel corso del tempo, visto che ne hai scritto per anni, è cambiato un po' l'immagine che ne avevi. Raccontaci un po' della storia tua con Va la bene, Capria. allora, no, allora cominciamo dall'inizio, e all'inizio fu Ferito a morte, perché Ferito a morte è il titolo di La Capria, e lo è stato per la mia generazione, credo per le generazioni precedenti di lettori, e penso fino ad oggi, se si dice Raffaella Capria, si dice Ferito a morte. Devo dire che l'avvicinamento fu dovuto a quello che allora era un supercorallo Einaudi, che raccoglieva sotto un unico titolo tre romanzi di una giornata, tre opere di Raffaella La Capria. Ma quando apri quel libro, se interessa, no, ne parlo come se fosse l'esperienza di un lettore che coincide e non coincide con me, diciamo. Quando cominciai a leggere Ferito a morte, fu quale non fu la sorpresa, come si diceva un tempo, perché era un romanzo che non assomigliava a nessun altro nel panorama di allora, degli anni della mia lettura, dicono soltanto gli anni della mia lettura, ma degli anni in cui fu scritto, perché era un romanzo che teneva insieme modi diversi di fare letteratura. Cioè c'era un gusto di raccontare che probabilmente non era nelle corde degli sperimentali, e c'era un gusto di sperimentare che non era nelle corde dei narratori in circolazione. E quindi era un romanzo strano, un romanzo dal profilo anomalo, del quale, diciamo la verità, lo si affrontava con troppa fretta, con troppa voracità, non ripagava subito. È un romanzo anche con un tratto ostico, perché è fatto non solo di una narrazione, ma di tante narrazioni che procedono di sbieco, incrociandosi, e durante le quali succede quello che, diciamo, è l'esperienza che ciascuno di noi ha con musiche poco udite, no? Insomma, è come mettendosi a sentire Schoenberg, a un certo punto, o un altro maestro della dodecafonia. A un certo punto, a che cosa ti aggrappi? No, perché quello che senti non è fischiettabile, non è immediatamente cantabile, però ascoltando, 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 poi incontri quel motivetto che ti piace tanto, come diceva una vecchia pubblicità, e a quel motivetto ti aggrappi, è vero, e poi
espandi la tua conoscenza, allora lì conosci, e quello che succede anche nella lettura della poesia, no? C'è un tratto che tu riconosci come familiare dentro un testo, e poi grazie a quel tratto espandi la tua capacità, di la tua cognizione. Allora si incontravano dei luoghi che per chi aveva frequentato Napoli erano dei luoghi familiari, ma diventavano tutt'altra cosa, no? Il Palazzo Donnana, le marine di Napoli, i piccoli di Napoli, i personaggi di Napoli. Ma erano Napoli e non erano Napoli, era una Napoli trascendentale, diciamo così. Napoli, un'idea di Napoli, un'idea di Napoli in atto. Allora, quel romanzo era del 1961, ovviamente lo lessi molto, molti anni dopo. Aveva incredibilmente avuto il premio Strega, perché un romanzo, diciamo, sicuramente non un romanzo appunto che potesse incontrare immediatamente circoli numerosi di lettori. È un romanzo del 61, cioè siamo alla vigilia dell'esplosione poi della neoavanguardia in Italia, quando presumibilmente Preto Morto avrebbe dovuto incontrare dei lettori adeguati, invece questo non successe. Però nel 63 è successa un'altra cosa. Nel 63 Raffaele La Capria fu co-sceneggiatore insieme, se non ricordo male, al regista Francesco Rossi e a Enzo Forcella di un film leggendario che era Le mani sulla città. Ed era ancora una volta un film sulla città di Napoli, straziata dalle mani di politici di infimo livello e di camorristi di grande livello. Quel rapporto con la realtà che era sospettabile dentro Ferito a Morte era un rapporto con la realtà dichiarato perfino a un livello documentario dentro Le mani sulla città. Allora dobbiamo tenere, secondo me, presenti questi due. Però devo fare un salto, perché la vera percezione di La Capria e la percezione di come La Capria avesse cambiato voce nel corso degli anni, ma avesse perfezionato, diciamo così, la sua voce, avesse intonato diversamente la sua voce, arrivò un giorno che ero a Napoli, guarda un po', e a un amico comune di me, La Capria, fu recapitato un libro che si chiamava Letteratura e Salti Mortali. Io aprii quel libro e allora si era freschi della lettura delle lezioni americane che furono di Calvino, che furono un caso editoriale, forse perfino sovrastimato, diciamo, però un libro sicuramente importante. Dico sovrastimato rispetto alla qualità di Calvino, cioè aveva alle spalle, diciamo, opere di tale qualità. E allora Letteratura dei Salti Mortali mi sembrò un pochino le selezioni per il prossimo millennio, come no? le lezioni americane di La Capria. Perché cosa era successo? In Ferito a Morte, Ferito a Morte è un romanzo dove tu vedevi insieme la narrazione e la macchina. Cioè, ti era stato consegnato un elettrodomestico con il libretto delle istruzioni. E tu sapevi che Letteratura e Salti Mortali era l'interpretazione del libretto di istruzioni e insieme dell'elettrodomestico che era stato consegnato. Cosa erano i salti mortali? I salti mortali, ecco, e lì c'era la meravigliosa vicinanza tra letteratura e vita che contraddistingue sempre La Capria, no? È stato tuffatore in gioventù, quindi aveva elaborato intorno alla sua pratica di tuffatore una teoria dei tuffi, sostanzialmente. E questa teoria dei tuffi gli partiva da quello che è stato forse il più grande tuffatore di tutti i tempi, che è Greg Louganis, e La Capria comincia proprio un suo capitolo in quel libro, cioè più quando vidi Greg Louganis, è vero, lanciarsi dal trampolino, non ti ricordo durante quale Olimpiade, tu capì che cos'era la letteratura. Era fare un bel salto ed entrare nell'acqua senza fare schiuma. La letteratura, un racconto perfetto, dice lui, è questa cosa qui. È fare 100.000 capriole nell'aria e poi afferrare senza fare schiuma, che è un'idea che lui ha variamente ripreso nella famosa sua
apologo del canarino. Per cui dice, non devi descrivere un canarino, devi essere il canarino quando fai un romanzo, quando scrivi un racconto, quando fai poesia, non devi descrivere il canto del canarino, dello signore, del canarino, devi esserlo, devi far sentire quel canto. E ha aggiornato l'idea del salto mortale 100.000 volte, ad esempio nell'altra sua celebre, l'altro suo celebre apologo, che è quello dell'antra, no? Dello stile dell'antra, perché c'è lo stile dell'antra. Tu la vedi un'anatra che scorre sull'acqua e immagini che sia tutta grazia. Poi guardi quell'anatra da sott'acqua, vedi quanto sono complicati i suoi movimenti e capisci che quello che ti sembrava essere tutta grazia, in realtà è tutta fatica, tutta forza, tutta energia. No? Il romanzo in quegli anni, quante volte, quanti romanzi abbiamo letto prodotti negli anni 60 che avevano fatto vedere piuttosto l'anatra da sotto, i movimenti dell'anatra, che la grazia dell'anatra che scivolava sopra l'anima. No? E lui rovesciava questa prospettiva. Allora, credo che quello che rimane da fare, se avessi avuto tempo, lo avrei fatto, dico, per questo nostro incontro, sarebbe stato rileggere Ferito a morte, secondo lo stile dell'anatra, secondo quello che ci dice il tuffo di Greg Luganis, no? Vedere che poi era aggiornamento di una questi apologhi aggiornavano perché tutti sanno a memoria dal Corteggiano di Baldassare Castiglione che è l'idea di sprezzatura. Lui diceva, Baldassare Castiglione, tu a corte, no? Tu cortigiano, sai che non si può guardare, come si direbbe oggi, si può guardare un ballerino che suda. Un ballerino non deve sudare. Tutto il sudore deve averlo esaurito nelle prove per il ballo. E poi quando va a ballare non si deve più vedere sudare. Non deve esserci più una goccia di sudore, deve essere tutta grazia, no? Lui ha aggiornato modernamente ma all'antica, perché poi si è servito dei canarini, dell'acqua, dei tuffi, è vero. In tutto questo, e magari ci torneremo dopo, se avete voglia, se trovate interesse, c'è anche una lezione morale. Cioè, la lezione morale in generale dice questo, no? E la lezione morale lui poi l'ha sviluppata in un altro apologo, quello della mosca nella bottiglia, cioè i contorni, no? che ci pongono le cose, le situazioni, la giurisdizione entro la quale viviamo. Ma la lezione morale è anche un'altra, è che l'impiego dei mezzi deve essere commisurato al fine, ed il fine deve essere congruo rispetto ai mezzi dispiegati. Se c'è troppi mezzi dispiegati per un fine di nessuna entità, o se c'è un fine di abnorme entità, è sbagliato, è un rapporto innaturale col mondo. Ecco. Questa era la non so se ho risposto a questa domanda, ma siccome ci sono le campane di adesso, preferisco che parliate voi. Sì, Non so no, se volevo. Beh, sì. le campane Ma devo posso chiedere dire una cosa io, Giorgio? Perché mi è che venuta in cosa. mente così mentre parlava Raffaele, che veramente con queste metafore che hai rievocato, no? Cioè, veramente fanno capire la sua posizione eccentrica, insomma, rispetto anche agli anni del neorealismo, così come si chiamava, in tutte le direzioni. Cioè, ora per aprire un piccolo spiraglio, diciamo così, di storia del romanzo. Questo mi veniva in mente paragonandolo a altri che tra anni Allora, guarda, 50 e anni 60, appunto. non lo capisco, lui arriva un po' dopo, però dobbiamo calcolare una cosa, dobbiamo calcolare il contesto napoletano. Nel Infatti. contesto napoletano lui, diciamo, uno che aveva fatto un tra virgolette, neorealismo diverso da tutti gli altri era stato Mimì Rea, Domenico Rea. Che, diciamo, io,
do conto soltanto della mia sorpresa infinita. A parte, insomma, la delimitazione del concetto di neorealismo è una cosa talmente complicata che forse, no, perché fugge da tutte le parti, forse non, forse tranne, ma anche lì, un paio di film di De Sica, e neanche di Rossellini, neanche di Rossellini, che invece no. Comunque, la meraviglia che mi colse nel leggere Gesù fate luce di Rea, che è un libro visionario, altro che neorealismo, cioè, e quindi lui aveva anche quella compagnia, no, quella compagnia napoletana un po' mal giudicata da Anna Maria Ortese, che fa parte anche lei di questa, no? Ma anche lei è stata una realista visionaria, cioè, c'era questo aspetto. Intanto segna uno stacco, però siamo già quasi un decennio dopo, con Preda Morte. E poi ci sono quei romanzi con i quali lui ha un rapporto ambiguo, quei romanzi che non gli piacevano più, però poi sono raccolti nella sua opera. E poi devo dire un'altra cosa, che non appare, ma io credo che La Caprese è stato un grande lettore, sicuramente, insomma, questo non lo credo io, è stato un grande lettore di romanzi, del grande romanzo della tradizione europea, no? Io credo che sono individuabili anche alcuni suoi romanzi fetici, La principessa di Kiev. Ma un altro aspetto che non appare invece è che è stato un grande lettore di poesia, anche misteriosamente ha tradotto Eliot, no? I quattro quartetti, diciamo, li ha tradotti perché aveva imparato e perfezionato il suo inglese durante la presenza delle truppe alleate a Napoli, è una cosa che è successa a tanti, no? Aveva imparato non tanto le parole da albergo e di uso quotidiano, ma parlare in inglese colto, e alla finale lui poi credo che proprio in quegli anni l'abbia tradotto, ed è, diciamo, una traduzione che confesso di non aver mai letto, perché è stata sempre stampata con un numero limitato di copie. Però c'è questa sua esperienza, e no, se pensiamo a che cos'era la presenza di Eliot in Italia nei tardi anni 40, forse solo Montale, una paia di persone lo avevano familiare, il professor Prats, Montale e la Capri. No, poi l'ha pubblicata molti anni dopo, e devo dire che, diciamo, sempre in Ferito a Morte, un altro aspetto che deriva dalla lettura di la grande capacità di condensazione, poi che c'è per domanda, la grande capacità di sintesi, no? Anche il tratto narrativo che c'è, però è chiaro che è un tratto, è quasi come se la narrazione fosse un pretesto rispetto al modo di dire quelle cose, di trasfigurare della città insieme a famiglia. Poi dopo, diciamo, dicevo prima, è come che da un certo punto in poi, proprio da letteratura e salti mortali, e dalla mosca nella bottiglia, o anche il sentimento della letteratura, è come se la cambia avesse fatto due cose insieme. La prima, evidente, è stato il glossatore di se stesso, diciamo, ha messo delle note a margine ai suoi libri e ne ha fatti ha fatto dei saggi. La seconda cosa importante è che ha dato un po' d'aria nuova alla forma saggio in Italia. In Italia, curiosamente, diciamo, la pratica del saggio sembra ad uso esclusivo dei critici o dei filosofi, in realtà voi sapete, tutti sanno meglio di me, insomma, no, anche io lo so, almeno quanto gli altri, che la tradizione europea e anche la tradizione americana sono abitate fittamente da narratori che hanno scritto dei saggi straordinari, da poeti che hanno scritto dei saggi straordinari. In Italia gli esemplari invece di coloro che hanno praticato diciamo il lato artistico e quello riflessivo
sono stati un po' di meno. E devo dire, sono stati non casualmente delle persone con le quali la Gabbia è venuto a contatto, la prima di tutte è ovviamente Moravia, per quale la Gabbia non. Cioè, credo ogni volta che con lui ho parlato di Moravia, ogni volta che ho letto lui, cose da lui scritte su Moravia, una nota ce l'ha messa sempre: l'uomo più intelligente che io abbia mai conosciuto. Ed era intelligente, per un fatto che si capisce, cioè appariva intelligente agli occhi di Lacan, perché lo era, ovviamente. Ma appariva di sfolgorante intelligenza agli occhi di Lacan per un fatto, che Moravia era un grande semplificatore che teneva intatte le ragioni della complessità, cioè era un uomo complesso che sapeva sfrondare, e questa è una lezione che è arrivata alla cavia saggista, no? Sì, ma proprio su questo aspetto saggistico ho una curiosità. Alla fine, questo stile dell'anatra è legato alla tradizione saggistica, cioè se dobbiamo risalire indietro, ma sì, ancora prima di Vittoriani, ma già in Montaigne, l'idea della studiata negligenza, cioè l'idea che era già un'idea ciceroniana, cioè che la prosa dovesse acquistare quella liquida facilità. È una costante mi sembra, del tratto saggistico, insomma, della grande tradizione saggistica. E la Capria, a livello, questo rapporto col saggio, con la lingua del saggio, secondo te come si è rapportato? Perché Non ho capito, scusa, sono sfuggito al livello, non ho capito, la Gabbia? dico, la Capria, come non trovi che questo suo ideale stilistico sia in sintonia con la tradizione saggistica in Italia, con chi poteva da questo punto di vista conversare, in questo senso dello stile, come liquidità, insomma, come Sì, tono però medio. diciamo, hai ragione, la tradizione del saggio è stata questa, ma è stata anche un'altra tradizione. Il saggio ha anche no, presenta, la tradizione saggistica presenta anche degli esemplari di saggio molto contratti, non soltanto così risolti. No, quella che dice la grande tradizione di Montaigne e poi la grande tradizione del saggio inglese, soprattutto arrivano a lui. Credo che Montaigne sia un'altra delle sue letture costanti. Ma devo dire, purtroppo non ho pensato a ripescare una pagina. Facciamo così, voi parlate per un paio di minuti e io cerco una pagina che è negli apparati. Voi sapete che la Gabbia è stata una delle poche a avere i meridiani elettrici, una prima edizione. E poi c'è una seconda edizione in due volumi, quella, e che si è incrementata soprattutto per questa parte finale saggistica. Allora, se voi siete così gentili, perché a un Chiacchierare. certo punto negli apparati del meridiano, guarda, c'è una cosa meravigliosa, uno dei pochi meridiani. Allora, negli apparati, del primo, poi non so, anche del secondo, ma spero di sì. Ecco, allora, una volta è una. Allora, una volta era proprio di. Mi disse i cinque libri che più avevano contato nella sua formazione 1400. Non è vero. Negli apparati, vabbè, adesso non lo so, e diciamo quello che mi sorprese in quella dichiarazione, poi che avevo, era una conversazione orale che poi io avevo riportato in uno scritto e che Perrella qui aveva messo nelle note. Quello che mi stupì è che nessuno dei libri citati fosse un libro di narrativa pura, diciamo. Erano libri che arrivavano da tutt'altre frontiere. Comunque, diciamo, io penso che il dialogo vero, no, è stato sicuramente con
con Moravia, cioè l'interlocutore era Moravia. Non con i Moraviani, tuttavia, non con i Moraviani, con i quali non credo avesse un rapporto coordinato e continuativo, come direbbe il fisico. Purtroppo non riesco a trovarlo, ma sarebbe stato interessante ricominciare da lì, perché c'è sì un indice dei nomi, ma questo indice dei nomi, eccolo qui. Allora, non so dove l'ho scritto, questa cosa in La Capria, ho scritto una cosa che si intitola La Capria, interprete di La Capria. Allora, dico, quali sono i cinque libri, quelle domande che si fanno, a volte parlando al telefono, sorbendo un aperitivo o in dopo cena, e lui mi dice, La guerra del Peloponneso, di Tucidide, La guerra del Peloponneso, Gibbon, Storia della decadenza e caduta dell'impero romano, Tocqueville, La democrazia in America, Chateaubriand, Memoria dell'oltretomba, Saint-Simon, Le memorie, Memoire di Saint-Simon. Non c'è un libro di quella che chiameremmo letteratura, no? Ma si capisce, no? Infatti che sono cinque capolavori dello spirito umano. E sono cinque capolavori che sostanzialmente in vario modo si occupano del nostro rapporto con la storia, con le cose, e credo che sia l'interrogativo sotterraneo, interrogarsi sul, no? Quando lui dice, quando lui in una pagina riprodotta in vari suoi libri, perché c'è anche questa cosa di ricomporre i libri, no? Lui racconta qual era la sua Napoli. La sua Napoli era Napoli del 43, con l'ombra di Benedetto Croce, la presenza degli americani, non dice mica, no? e ci tiene a dire che le tradizioni napoletane sono due. C'è la tradizione oreografica, quella col Pino e il Vesuvio, che sta su tutte le cartoline. E poi c'è una Napoli fiammeggiante di inventiva e fiammeggiante di un'inventiva portata da una lingua potente, che la Napoli definisce la lingua tosta, ed è la tradizione che arriva da Giambattista Basile, dal Conto dei Conti. Una lingua tosta che non indulge alla cordialità, che non può indulgere alla cordialità perché deve andare al cuore delle cose. Se la cordialità c'entra va bene, ma può non entrarci, no, può essere una lingua tosta, una lingua difficile, una lingua scarsamente praticabile anche ai parlanti napoletani, tanto è vero che ha bisogno di essere tradotta. Veramente la definizione di lingua tosta poi arrivava da Limbriani, ma insomma la Capria la fa sua. E quella Napoli, insieme appunto, no, questa florescenza di fantasia visionaria, questa visionarietà attaccata alla realtà, è una lingua talmente difficile che, come sapete, quando Edoardo tradusse, c'era quella collezione di Einaudi, gli scrittori tradotti da scrittori, quella collezione Cinaudi, e uno di quei volumi era La Tempesta, Shakespeare tradotto da Edoardo, ma era tradotto però nella lingua di Basile, era quasi più incomprensibile la traduzione di Edoardo che l'originale di Shakespeare, anche a uno, no, c'era uno che non parlava inglese, aveva bisogno di una traduzione, certo non era, diciamo così, la traduzione, era una lingua difficile, è quella lingua lì, è quella. Il Vesuvio, ma non come sta in cartolina, ma per la sua porosità, quella Napoli porosa, che assorbe, conserva e trasmette.
E per rispondere alla domanda, sì, in Italia dialoga con... Ma no, guarda, mi verrebbe anche da aggiungere una cosa, perché dico Moravia, perché è evidente, insomma. Però devo dire che c'è un altro nome, cioè, che nonostante tutte le differenze e nonostante si detestassero cordialmente e si amassero come... No, anche perché il suo rapporto con Arbasino, che è talmente diverso da lui per la scrittura, cioè, tanto la Capria tende a togliere, Arbasino, tanto Arbasino invece tende a riempire. Però sono due temperamenti più simili di quanto non si crede, perfino politicamente, cioè entrambi. E questo spiega un sacco di cose, no? La Capria ha un passato, credo, anche di militanza nel cinema, diciamo, erano tutti intellettuali italiani, quindi diciamo, si è abbandonata a un certo punto e poi diventa una partenza poco significativa, perché poi lui come Arbatino appartenevano a quella terza forza laica, sostanzialmente, no? Arbatino è stato persino deputato del Partito Repubblicano e la Capria non ha mai nascosto le sue simpatie per il Partito Radicale, per la Pannella, eccetera, eccetera. E che non è un'idea dell'Italia, è l'idea di un'Italia che non esiste. Cioè, l'Italia è sempre sconfitta, forse la migliore Italia immaginabile, ma no? Insomma, è sempre sconfitta perché è una parte politica tradizionalmente è fatta solo di generali, non ci sono mai truppe, no? La storia del Partito d'Azione, la storia di Giustizia e Libertà, però è anche un'idea dell'Italia che tiene in sé meravigliosamente un tratto di utopia, di sogno. È molto inglese come erano inglesi, il primo partito radicale, insomma. È questo, quindi credo, non so, altri nomi per questo suo dialogo, non so, magari poi, però, diciamo, escludo poi quelli più giovani che è naturale, insomma, che abbiano dialogato con lui, no? Diciamo, dal più anziano fra i giovani, che è Alfonso Berardinelli, fino a Emanuele Trevi, a Ferrella stesso, insomma, siamo stati in tanti. Ci fu un convegno nel 2001 in Normandia, dove festeggiato, li raggruppava un po' tutti. Forse di quelli che hanno, diciamo, di quelli della mia generazione che sono stati vicini alla Capria, non mi mancava nessuno. C'erano tutti, c'eravamo tutti, ognuno diverso dall'altro, ma c'erano Massimo Onofri. Ho notato che no, scusami, ti ho interrotto, No, 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 perdonami. non lo prego. No, dicevo che ho notato che di La Capri hanno parlato, è stato amato insomma, sia da scrittori che da critici molto diversi fra loro. Ho letto saggi di Garboli, Elisabetta Rasi, Magris. Insomma, intellettuali molto diversi che comunque Sandro Veronesi, che da ultimo ha scritto che in una ristampa di Ferita a morte, per lui il più grande romanzo del nostro Novecento, insomma, Ma buttato per in esempio, come questa. fu accolto all'epoca? Perché Ferito a morte non era una di quel poi ci saranno le avanguardie fredde, cioè una sperimentazione che però sarà contro anche la narratività e contro i personaggi. La sua sperimentazione in quegli anni di Ferito a morte non è fredda, anzi ha una forte Sì, narrativa. no, diciamo, Come viene accolto? intanto è calda, è vero, è una sperimentazione calda, ma diciamo la parola giusta, è sperimentazione, la sperimentazione in tutte le opere d'arte degne di questo nome. Non ha nulla a che fare con l'avanguardia, no? Che l'avanguardia che verrà, cioè è un solitario, è uno sperimentatore solitario come sono tutti gli altri. Guarda, delle azioni del tempo credo che, potrei dire... Diciamo, arrivarono soprattutto dai suoi, cominciarono ad arrivare dai suoi sodali, quelli che l'avevano conosciuto prima, penso, diciamo,
I nomi, per esempio, quelli che scrivono sulle riviste Nord e Sud, credo potrà dire Enzo Colino, Aiello, credo anche Moravia stesso, eccetera. Altrimenti, è vero che lui vinse, questo non lo so di sicuro, ma lui vinse il premio Strega per un punto, per un voto. Credo. Diciamo, quindi è stato il primo caso di conteggio dei voti, no? Perché con uno soltanto basta sbagliarne uno e cambia tutto. Però devo dire, non fu amato quanto lui avrebbe immaginato, perché anche, come racconta da qualche parte, i titoli dei giornali dopo la sua vittoria al Premio Strega non furono particolarmente elogiativi, diciamo. Io l'ho sempre chiamato Raffaele La Capria. Lui detesta quelli che lo chiamano col nome, col soprannome che è riservato soltanto a pochissimi amici di giovinezza. Molti poi lo fanno, insomma, si arrogano questo diritto, ma è una cosa che non sopporta. Credo che non lo sopporti proprio perché tramite quel nome, che appunto Bubù, no, come lo chiamavano gli amici di primissima generazione, cioè, Giorgio Napolitano, ecco un altro suo compagno di liceo, quella Napoli lì, quelli potevano chiamarlo così, ma quando poi vai nel titolo di un giornale, no? Dudu ha vinto, è chiaramente un tratto insopportabile, e questo quindi, diciamo, sì, ebbe questo riconoscimento, ma l'accoglienza fu controversa, la parte che poi sarà più vicina, anche negli anni seguenti, l'accolse immediatamente, anche perché sapeva di che cosa si parlava, dei canottieri Napoli, appunto della Solonanna, sapevano che cosa, un piccolo, non si so come si chiama, Avvocatori, non mi ricordo, i caffè, i bar. Sapeva di cosa si parlava e quindi potevano apprezzare anche il tasso di trasfigurazione. E però c'era anche una parte invidiosa, cioè sostanzialmente, ma questo fa parte del mercato delle lettere, che se ne frega. A me ha colpito molto una definizione che hai dato all'inizio, Raffaele, quella di Napoli trascendentale, che credo riesca bene anche a, come dire, rappresentare un luogo senza stereotipi etnografici, cioè di solito, e anche dagli ultimi anni, poi con la Ferrante, eccetera. Siamo stati un pochino così costretti, legati a rappresentazioni di luoghi italiani che forse hanno troppo poco di trascendentale, nel senso, insomma, positivo della parola. E credo in qualche modo che il lavoro sulla narrazione che ha fatto La Capria sia stato determinante in tutto questo, cioè proprio il senso il senso, l'importanza della narrazione rispetto ad altri piani del testo letterario. E quando cioè negli ambienti così letterari si parla di narrazione, spesso questa è un mostro con tutti l'attaccano, oppure viene, insomma, banalizzata, e quindi dalla narrazione si può andare non so, la narrazione delle serie, quindi tutti i prodotti tipo cinematografico, comunque legati al mainstream, che depotenziano tantissimo il cuore della narrazione. E io credo che, anche ricordandolo, sarebbe molto bello, sarebbe stato molto bello se lui potesse essere stato qui con noi, ma è difficile. L'esempio, no, che lascia è per chi scrive, insomma, per gli scrittori, ma in generale, io credo anche per i lettori, per le giovani generazioni, a riflettere su che cosa vuol dire narrare, e
E quindi un'idea di Napoli trascendentale, no? Può essere possibile. Sì, no, appunto, diceva proprio questo confronto duro che poi è duro perché ne sai la quintessenza, che è l'effetto dell'idea di Napoli. Credo di sì, credo che oggi arrivi con più naturalezza, comunque. Però il fatto che oggi arrivi con più naturalezza di quanto non sia arrivato nel corso degli anni è un altro segno che... Cioè, parliamo di ferita a morte nel caso, vero? È segno di un'opera magnificamente riuscita, però, perché come dice, è arrivata prima, e questo è il suo fatto sperimentale, no? Come diceva un grande critico, il più grande dei poeti che abbiamo avuto, è arrivato per primo sull'altra sponda e lì ci aspetta. Si riferiva a un aspetto inventivo proprio dei linguisti. La sperimentazione è questo, attraversare certi ruscelli, certi fiumi, o nel caso dei titani, perfino gli oceani, e poi dall'altra parte aspettare che arrivino tutti quanti, per imparare, insomma, fate salve le proporzioni, no? Non c'è riuscito con una sola. E quindi da un certo punto di vista è anche naturale che a un certo punto non abbia più voluto scrivere romanzi, abbia voluto ancora narrare, perché poi anche a cuore aperto o doppio misto, no? Che sono dei libri in chiave apertamente autobiografica, sono delle narrazioni, ma diciamo, senza, così, a metà fra il saggio, la memoria, il racconto, e secondo me anche in questo mescolamento delle forme e dei generi ha qualcosa da insegnarci ancora. Se ti voglio farti un'ultima domanda ancora, perché lui ha narrato anche trasformazioni dell'Italia, paesaggistiche, cioè cosa che era un oggetto di interesse all'epoca di anche altri scrittori, Ceronetti, Pasolini, e anche con la distruzione di un marchio architettonico e paesaggistico di un mondo. Come si è, secondo te, rapportato lui a questa storia che andava avanti e con i suoi sfaceli distruggeva, devastava il paesaggio italiano? Ma guarda, lui questa cosa l'ha affrontata poco, a partire appunto dalle mani sulla città, poi se vogliamo, cioè è stata una cosa che è stata sempre presente dallo scempio urbanistico, no? E credo che abbia vissuto questa cosa come, cioè il cambiamento del paesaggio italiano lo abbia vissuto come un'offesa o una ferita inferta alla bellezza. Lui ha una pagina dove dice che lui a un certo punto va al cinema e vede un volto nuovo di un'attrice bellissima, che era Nicole Kidman, appena affacciatasi sugli schermi, ed era travolto dall'idea che un giorno tanta bellezza sarebbe stata devastata, avrebbe portato i segni del tempo. Credo che in questo. Questa ammirazione della bellezza, in quel caso molto, molto di donna, questa idea di bellezza ci sia anche, no? Sia un'idea analoga alla passione che lui ha potuto avere per il paesaggio italiano. Calcoliamo che la tutela del paesaggio e la riflessione sul paesaggio è una scienza relativamente recente, no? Voi pensate che in Italia abbiamo. Comincia a essere praticata negli anni 50 da un grande giornalista che era Antonio Federna, quello che ha rotto le scatole poi a tutti gli assessorati d'Italia, a tutti i comuni italiani per gli scempi. Anche questo poi alla fine, no? Diciamo, l'idea della riflessione sul paesaggio tiene insieme ammirazione per la bellezza e sentimento morale delle cose, credo. È per questo che gli è stata tanto vicina e tanto cara. Leggiamo una domanda che è arrivata di Addirittura. Giulia. Sì, è arrivata una domanda. Dice,
A proposito del rapporto con la tradizione saggistica, sarebbe interessante indagare anche come quest'ultima, in particolare quella storiografica, da Vincenzo Cuoco a Croce, confluisca nella sintesi ibrida di ferito a morte, a mezza strada tra romanzo, poema lirico e appunto saggio, alimentando anche la lingua e la forma. Nel romanzo ci sono veri e propri inserti linguistici da opere di storiografia. È vero, abbiamo detto, no, abbiamo detto prima l'elenco delle cinque opere, Cuoco, figuriamoci se poteva mancare l'autore del saggio storico sulla rivoluzione, che tra l'altro ha la caratteristica anche lì di una lingua potente, di una capacità comunicativa assurda, davvero, davvero cultore di fatti storici. E Croce l'avevamo già citato, insomma, Croce è quasi un sinonimo di storia ed è anche un sinonimo di Napoli, è filosofo napoletano, anche se era abruzzese. Quindi sì, ci sono, adesso diciamo, questa domanda si riferisce a questioni un po' più specifiche e speciali, andrebbero verificate con in questa sede, diciamo, soprattutto no, la verifica della presenza di veri e propri richiami testuali. Ecco, forse un'idea da lanciare sarebbe di promuovere a cura di una società di giovani studiosi come voi, un'edizione commentata di Ferito a morte. Questo sarebbe una buona Quindi cosa. quello sarebbe. Cioè andare a vedere in tutto quello che è scritto su Ferito a morte, vedere che può essere rimpolpato e ridotto a un apparato di note ad uso dei nuovi lettori. Pensateci, per il prossimo centenario di La Capria, speriamo che sia pronto questo commento. Lui ci sarà, noi non lo so. Bene. Ci sono altre domande? No, l'unica persona che ci stava ascoltando ha fatto una Sarebbe bello domanda, anche quindi. perché lo stile dell'anatra. Non sento più. Giorgio. Mi hanno rimasto lì fisso anche, Un vedi? attimo, ho Qualcosa che non avuto un. va. C'è qualcosa che non va Sì, nell'audio. ho. E ci sono altre domande? Maria? Diciamo che possiamo anche. Mi sentite? Sì, ti Quindi sentiamo adesso c'è. adesso, ti sentiamo. No, visto che Io vi sento, vi siamo. vedo entrambi. Non Sì, ti sentiamo, Giorgio. No, dicevo, visto mi che sentite? siamo. Che siamo Siamo con però. il tempo. Siamo con il Era un bambino. tempo. Quasi Maria, ti all'ora di ringrazio, anche cenno, se insomma, purtroppo il collegamento non funziona più tanto bene. No, dicevo, visto che con il tempo siamo ormai agli sgoccioli, possiamo anche Ringraziare Raffaele ringraziare, sì, chiudere qui tutte e questo due, tutte e due omaggio. Raffaele, tutte e due Raffaele. Tutti e due, sì. Raffaele, la Capria, io spero che insomma si riuscirà a farglielo vedere, insomma, perché l'omaggio, insomma, sarebbe anche piacevole che lui no, che gli arrivasse, che potesse ascoltare. Io farò quello che posso, insomma, per fargli giungere Bene. questo nostro regalo, questo presente. Il primo presente, penso, per i suoi 100 anni, credo sia il primo, quindi insomma, almeno il primo, non so, il suo primo Rivendichiamo regalo, questa sempre animazione. gradito, insomma, quello che ha il primo a fare un omaggio ha sempre questo primo vantaggio di essere loro prima iniziativa, prima idea. Va bene, allora grazie ancora, Grazie. Grazie a voi, Raffaele. arrivederci. Arrivederci a tutti.